È nata in Brianza una nuova microdistilleria, Strada Ferrata. Il progetto nasce da una collaborazione tra Birrificio Italiano e Railroad Brewing e l'obiettivo dichiarato è ambizioso quanto interessante: produrre whisky all'italiana, ovviamente nel rispetto del disciplinare. Per il whisky bisognerà aspettare il 2024, al termine della prima fase di invecchiamento, ma intanto ecco 6 distillati di cereali uniti sotto l'etichetta New Make. Abbiamo iniziato a distillare l'11 febbraio di quest'anno, 2021, e noi facciamo fermentati di malto e di cereali. Abbiamo un'impronta abbastanza legata al nostro passato, che è quello di Birrai, e da qui nascono al momento una serie di 6 distillati che si chiamano New Make. Partiamo dall'originale. L'originale è un po' l'archetipo, 100% malto Monaco che viene dalla Basilicata, quindi grani italiani del sud, molto molto saporito, molto di grande carattere, ok? Tagliato a 45 gradi. L'originale che cos'è? È un po' il nostro fiore all'occhiello. Nel New Make originale è tutto malto Monaco. Il malto Monaco è un malto che viene utilizzato spessissimo nella produzione della birra ed è quello che serve a fare le birre rosse, le birre ambrate. E invece come lievito utilizziamo il Saison. Saison è un lievito particolare che nelle industrie birrarie, nei birrifici, viene utilizzato per fare proprio un tipo particolare di birra che si chiama Saison. È un lievito che dà note fondamentalmente speziali. Dopo l'originale, da questo punto di vista, cioè quello della gastronomia, degli abbinamenti gastronomici, fondamentale secondo me è Caparis. Caparis su base originale porta un macerato, una macerazione di capperi di Pantelleria. Qui c'è Levante è speziato e questo è tagliato 40. Lo abbiamo proposto con una zucca, quindi con delle note dolci. Di là andiamo sul Cascadian, questo è prodotto con luppolo, però senza contatto tra il distillato e il luppolo. È il tipo di estrazione qua, che è una distillazione a freddo, che è molto particolare. E per fare il Cascadian facciamo una cosa un po' particolare. Si prende un tino, si mette dentro il distillato a gradazione piena, quindi stiamo parlando 85, 86, 87, cioè il più alto che riesco a ottenere, e ci mettiamo il luppolo in sospensione. Un'altra base molto importante, che è il torbato. Cambia la materia prima, quindi malto, non più malto Monaco, ma malto 100% torbato.